Perché questa candidatura? Ma perché me l'hanno chiesta i colleghi? Ai colleghi non potevo dire di no perché è forte la voglia di cambiare anche in provincia di Chieti, cambiare una provincia che fino ad oggi è stata in qualche modo succube delle logiche di partito e delle segreterie. Invece noi vogliamo che sia la nostra provincia, cioè la provincia degli amministratori, dei sindaci, dei consiglieri comunali, degli assessori del territorio, coloro che ogni giorno si confrontano con i problemi e che hanno solo loro la capacità di risolvere attraverso un impegno forte e un servizio dedicato ai cittadini. Questa è la provincia che vogliamo realizzare. Una provincia che non sia più succube neppure della regione o di chi governa la regione, ma sia un ente intermedio tra comuni e regione per davvero. Programmazione degli interventi, programmazione per far sì che non ci sia più una provincia isolata come quella che oggi ancora viviamo con le strade impraticabili, una provincia che sia consapevole dei problemi che ci sono nelle scuole e quindi affronti anche la tematica dell'edilizia scolastica, una provincia che abbia anche la capacità di riorganizzarsi e di pensare a quello che può essere il futuro della provincia. Immagino i nostri attracchi, i nostri porti di Ortona e di Basto, quelli turistici che abbiamo già sul territorio, ma immagino anche che aree come quelle industriali del Bastese e della Frentania, cioè del Lancianese, non possono essere lasciate da sole.